La notizia della chiusura dello storico centro Donorione aveva tenuto banco sulle pagine della cronaca vogherese e sul web per tutto il mese d'agosto. I superiori hanno deciso che non è a norma e non si può affittarlo. Non possiamo darlo in gestione per una questione di sicurezza. Rimane l'ipotesi di vendita. Era stato il parroco Don Loris Giacomelli a comunicare la notizia ricevuta dall'economato di Milano dell'opera Donorione. Ma oggi la lieta novella: il centro rimarrà a disposizione dei vogheresi. Sì, sì, giusto. È ufficiale, per cui c'è l'ok da Milano e parte. Ritrovarsi lì, ecco, il motivo fondamentale è quello di dare un'opportunità, anche se c'è, nonostante i problemi di gestione, di cercare di portare avanti la struttura, ecco. Don Loris ci tiene a ringraziare chi lo ha aiutato in queste settimane di difficoltà. E Perinetti, presidente della sportiva, e Nicola Pacco, Giulio Perinetti e Nicola Pacco. Parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. E riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.